Non credo che il Real Madrid voglia privarsi di Kakà, che è un grandissimo giocatore, lo dimostrerà nei prossimi anni e mi è parso che abbia fatto un gol molto importante per il Real Madrid a Saragozza l'altra sera. E quelli che dicono che Kakà è venuto qua infortunato dal E Milan? dicono bugie clamorose, perché basta andare a vedere le partite dello scorso anno. Kakà ha giocato fino all'ultima partita, tutte le partite del girone di ritorno. L'ultima partita si giocò il 31 di maggio a Firenze, il Milan vinse 2-0 e conquistò l'accesso alla Champions League con un gol di Kakà e un assist di Kakà per Pato. Quindi chi dice che il Milan, che Kakà stava lesionato quando stava al Milan, dice una clamorosa bugia. Come si parla bugia in spagnolo? Mentira. Una grandissima mentita. E Balotelli milanista, impossibile. È stata dell'Inter, impossibile. Noi è più facile uno scambio con Real Madrid che con l'Inter. Lui già si è messo qualcuna volta la maglietta del Chi? Milan. Balotelli ha detto che è un tifoso del No, Milan. non conosco nada, non so nada.